mondo perfetto è blu. Chi vive in mare aperto lontano dalla costa ha un solo pensiero: trovare il cibo. Gli animali che vivono in mare hanno gli stessi problemi, gli stessi bisogni di quelli che vivono sulla terraferma. Bisogna riprodursi, bisogna scappare ai predatori, mangiare, socializzare. Ora, se vivete su una barriera corallina e siete un pesce, avviene tutto intorno a voi. Non ci sono grossi problemi perché la barriera corallina è tutta piena, per cui se devo trovare una compagna e lì ho degli amici con cui socializzare anche. Le cose cambiano se siamo in mare aperto. Il mare aperto è una distesa infinita blu, piena soltanto di acqua. Io un predatore lo posso avere a un centimetro di distanza o a decine di miglia. Se mi trovo in mare aperto, l'unico modo che ho per capire cosa succede sotto la superficie del mare è questo: osservare gli uccelli. I venti del nord agitano il mare e scompigliano i ciuffi bianchi dei grandi volatori. I giovani di fregata scrutano il mare in attesa di un avvenimento. Il Messico caraibico è capace di regalare incontri emozionanti. In vicinanza di un piccolo faro del pueblo, i pescatori aspettano il momento migliore per uscire in mare. Non si curano delle migliaia di turisti che affollano i siti Maya o le grandi città. Forse tutti quei turisti non immaginano che anche a Playa del Carmen o a Cancun si può ancora assistere a spettacoli naturali unici.
turbare l'habitat marino dei Caraibi è arrivato il pesce leone, una creatura aliena che non aveva mai frequentato prima queste acque. Questo formidabile predatore molto probabilmente è arrivato sin qui via nave, trasportato nelle acque di Zavorra, caricate dai bastimenti nel Mar Rosso e scaricate ai Caraibi, a migliaia di miglia di distanza. In questo modo i piccoli pesci hanno potuto traslocare in un'altra zona del pianeta senza muovere una pinna. Francisco, una guida locale, poco può fare con il suo arpione. Sta provando anche ad abituare gli squali che incontra a considerare il pesce leone una preda. Ma gli squali tendono a snobbare queste potenziali prede aliene che indisturbate continuano ad abitare e a cacciare nei meandri del reef. Questo sargasso ha un'estensione di oltre un chilometro. Fluttua sulla superficie del mare, trasportato dalle correnti. Anche questi invertebrati trasparenti, chiamati ctenofori, sono in balia delle correnti marine. Sono animali pelagici, frequentano l'oceano aperto. Le correnti li trasportano da un continente all'altro. Ma nel blu, magari a migliaia di chilometri di distanza dalla Terra, ci sono anche viaggiatori attivi, migratori che stagionalmente si recano in determinati luoghi per mangiare o per riprodursi. Nelle acque che bagnano la penisola dello Yucatan, tra gennaio e marzo, un predatore del mare aperto si avvicina alla costa. In questo periodo, grazie alle correnti marine che si formano tra Cuba, lo Yucatan e la Florida, arrivano sotto costa enormi banchi di sardine. Quando arrivano le sardine, le fregate si radunano in stormi sopra il banco. Sott'acqua il mare ribolle di vita e i delfini si uniscono ai tonni in una frenetica caccia. Ma a questo incredibile banchetto stagionale ecco il predatore più atteso, il pesce più veloce del mondo. Il pesce vela deve il suo nome alla forma della pinna dorsale, che quando viene completamente spiegata sembra proprio una vela.
Queste creature hanno corpi fusiformi, idrodinamici, assolutamente perfetti per il nuoto veloce. La loro coda falcata è capace di imprimere spinte poderose che permettono a questo pesce di sfiorare i 90 km orari. Sono animali solitari, ma se trovano un grosso banco di sardine, si riuniscono e collaborano nella caccia. Accerchiano le proprie vittime e con la vela spaventano le sardine che salgono verso la superficie. Le prede disperate scartano flash argentei che abbagliano e cercano di confondere i predatori. Ma è come il gatto che gioca con il topo. Quando il banco di sardine è ormai schiacciato verso la superficie, il formidabile spadaccino marino col suo rostro sferra l'attacco decisivo. L'incredibile spettacolo mortale è finito. I pesci vela, così come erano arrivati, scompaiono nel blu. I resti della corrida affondano lentamente. Questa è kelp. Queste alghe, tipiche degli oceani freddi, possono crescere così tanto da formare vere e proprie foreste marine. Il loro ondeggiare al ritmo dei marosi ha un effetto ipnotico. Grazie a vescicole gonfie di gas, le fronde si trovano sempre in prossimità della superficie e questo per catturare la luce solare necessaria per la fotosintesi. Analogamente alle barriere coralline, la foresta di kelp è la casa di molte forme di vita. L'otaria nel kelp si trova proprio a suo agio. Un mammifero diviso tra la terra e il mare, capace di vivere negli ambienti più difficili e inospitali del pianeta. A vederle sulla terraferma non sembrano essere particolarmente eleganti. Otaria significa piccole orecchie e quei piccoli padiglioni visibili le differenziano da un altro gruppo importante di pinnipedi, le foche. Le otarie sulla terraferma si muovono più agilmente delle foche perché invece di strisciare avanzano sia con le pinne anteriori sia con quelle posteriori.
acqua che le otarie esprimono tutta la loro agilità. In immersione il loro battito cardiaco rallenta, prolungando il tempo di apnea che può arrivare fino a 5-7 minuti. Questo le avvantaggia nella ricerca di pesci, calamari e crostacei. Sbuffi di bolle, piroette, smorfie tra i compagni di gioco sono il loro passatempo preferito. Questi pinnipedi sono animali sociali che si riuniscono in gruppi anche molto numerosi. In alcuni punti della costa sono talmente tanti che i loro schiamazzi possono essere uditi a grande distanza. I cuccioli, allevati in grandi asili, sono molto rumorosi. Vengono svezzati presto e iniziati alla dura vita dell'oceano. La mortalità infantile è altissima e anche quando raggiungono il mare ci sono le orche e gli squali che li aspettano. L'Oceano Pacifico, a dispetto del suo nome, è tutt'altro che mansueto. Siamo diretti a Guadalupe, un'isola a 250 km al largo della Baja California. Sulla nave, documentaristi, fotografi e ricercatori dell'Università di San Diego si preparano ad incontrare il predatore più temuto, il grande squalo bianco. All'arrivo si calano in acqua le attrezzature necessarie per avvicinare gli squali in sicurezza. L'isola di Guadalupe, nel bel mezzo del Pacifico, da maggio a novembre, è frequentata dai grandi predatori. Questa è l'immagine che abbiamo degli squali bianchi, sempre molto aggressivi e pronti a mordere. In realtà, se non si buttano pesci sanguinolenti in acqua, i grandi predatori sono tranquilli. Questo è uno dei posti migliori al mondo per osservarli, grazie al fatto che nelle acque limpide di Guadalupe si radunano in gran numero. Thank you.
sembra strano, ma tra questi pesci vige una rigida gerarchia legata essenzialmente al sesso e alle dimensioni. Più maschi si incrociano senza dare segni di nervosismo, ma se guardate con attenzione noterete che quelli più piccoli lasciano il passo a quelli più grossi e che non sono costretti a cambiare la traiettoria. Mi fa sorridere osservare per una volta i ruoli invertiti: l'animale libero e l'uomo rinchiuso in una gabbia. Gli squali bianchi, grazie ad un sistema circolatorio molto efficiente, hanno una temperatura corporea più alta dell'acqua in cui vivono. Questo li rende veloci e sempre reattivi durante la caccia. Questi squali sono bianchi sulla pancia e più scuri sul dorso. In questo modo diventano invisibili sia a chi li osserva dall'alto, perché sono scuri come il fondo del mare, sia a chi li osserva dal basso, perché sono chiari come la superficie illuminata dal sole. I maschi fanno ritorno a Guadalupe all'inizio di luglio, in coincidenza con la nascita dei piccoli di Otaria. Le femmine arrivano alcune settimane più tardi. Ogni singolo individuo qui viene studiato da anni, tanto che grazie alle foto identificative è possibile riconoscere un pesce dall'altro. Alcuni esemplari, dotati di dispositivi satellitari, hanno rivelato che questa popolazione che si raduna a Guadalupe a fine dicembre migra in un'ampia area del Pacifico centrale. Gli strumenti hanno rivelato che per trovare cibo gli squali bianchi possono immergersi fino a 1000 metri di profondità. Verso la fine della giornata appare lo squalo più famoso di queste acque, Bruce. È gigantesco, misura 5 metri e 30 centimetri e quando arriva lui, tutti gli lasciano il passo. Bruce porta ancora evidenti segni di uno scontro. Uno squarcio sulle prime branchie e due grandi morsi sotto la bocca. Chiaro segno che da qualche parte esiste qualcuno più grande e più forte di lui. Chissà come vive Bruce, cosa fa, chi incontra. Chissà se l'ha attaccato un altro maschio o una grossa femmina infastidita dalle sue avance. Trovare le risposte alle 1000 domande che ancora ci poniamo sugli squali bianchi non solo ci aiuterebbe a proteggerli meglio, ma anche ad averne un po' meno paura.
lo squalo bianco e il pesce vela sono i predatori più spettacolari che possiamo trovare in mare aperto. Il pesce vela è incredibile, l'ho visto con i miei occhi, che collaborava durante la caccia, due pesci che stringevano la palla di sardine e un altro che veniva da sotto, spaccava i pesci con la sua spada e tutti partecipavano al banchetto. Lo squalo bianco è un grande viaggiatore. Qualche anno fa alcuni ricercatori in Sudafrica hanno catturato e posizionato sulla pinna dorsale di una femmina battezzata Nicole una trasmittente satellitare. E questo trasmittente ha rivelato che Nicole ha viaggiato dal Sudafrica all'Australia ed è tornata indietro. E sapete perché ha fatto questo viaggio? Per andare a cercare un maschio. Ecco, cibo e sesso sono i bisogni primari che guidano questi grandi predatori nel grande deserto blu.